Cosa rappresenta San Michele Arcangelo per voi? San Michele Arcangelo è per noi intanto come figura colui che schiaccia la testa del male, per cui c'è un'identificazione totale nella figura religiosa di San Michele Arcangelo, che appunto per questo è stato scelto probabilmente adesso come patrono della Polizia di Stato. Un giorno speciale per la Polizia di Stato, che anche ad Arezzo ha celebrato il 70° anniversario del patrono e protettore San Michele Arcangelo. La messa dedicata al patrono è stata celebrata nel cuore della città, nella chiesa di San Michele. Per dare una indicazione ancora più precisa ad Arezzo, che la polizia c'è sempre, stiamo festeggiando il nostro patrono, figura alla quale noi siamo veramente molto legati proprio nella chiesa a lui dedicata. È un momento di spiritualità nell'ambito delle cose terrene di cui noi ci occupiamo ogni giorno e serve anche per rinsaldare e rilanciare i rapporti all'interno della grande famiglia della Polizia di Stato di Arezzo. A proposito del vostro quotidiano, quali sono i reati che stanno aumentando, diminuendo? Qual è la situazione aretina? Unisce il sacro al profano, preferirei parlare solo della nostra festa, comunque la situazione, come dicevano anche i suoi colleghi, dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto controllo, non ci sono cose che ci preoccupano in modo particolare, ogni realtà metropolitana è contraddistinta dalle sue proprie criticità, noi ci diamo da fare come Polizia di Stato insieme alle altre forze dell'ordine, i nostri ultimi successi li conoscete tutti, dal Pionda alla soluzione dell'omicidio, per cui penso di poter dire che la Polizia di Stato c'è e ci sarà.